Buonasera amici telespettatori, siamo venuti io e Mauro a trovare, credo, il personaggio più importante che il mondo del calcio abbia avuto a Perugia. Siamo a casa di Ilario Caspagna. Ilario, intanto grazie per averci ricevuto, per sempre carino con noi. Tra me e te c'è un'amicizia che risale quando io facevo Pompeo, Bossolini e Caterina da via Baglione, che tu giocavi centravanti nel Perugia e dicemme stavolta Castagnier ha perso la castagna. E io traduco in anni e dico 1961. La perdeva la castagna, Pasquale. La perdeva la castagna. Dal 60 sono 40 più 10, 50 anni. Lì c'è la Liliana, la moglie del Castagna. 50 anni che... Allora, Ilario, tu hai avuto tre esperienze col calcio, da calciatore, da allenatore e da commentatore di Mediaset. Qual è stato delle tre esperienze, qual è stata la più interessante, tutte e tre interessanti? Parlaci delle tre esperienze. Guarda, ti voglio dire intanto che a proposito di questi tre lavori, c'ho un nipotino che si chiama... Riccardo, tifosissimo del Milan, tifosissimo di calcio, che dice che lui vuol fare i tre lavori che ha fatto il nonno: prima il calciatore, poi l'allenatore e poi il giornalista sportivo, telecronista. E quindi devo dire che se non altro questi tre lavori mi hanno sempre permesso di restare dove io ho gradito stare, dove praticamente mi sentivo veramente a mio agio sul terreno di gioco, sul campo di gioco, su uno stadio di calcio. E, Ilario, diciamo che per quanto riguarda il discorso del, fra virgolette, il mestiere del calciatore, bisogna avere dei numeri innati. Per fare l'allenatore invece probabilmente c'è bisogno... No, sì, dei numeri innati sicuramente, però è una professione... dove la razionalità, dove la competenza, dove la conoscenza fa la differenza, cioè nel senso non puoi solo contare sul tuo talento, ma probabilmente entrano in gioco altre componenti. Sì, devi avere intanto le qualità chiaramente per poterlo fare. Io mi ricordo che quando ero giocatore facevo un po' l'allenatore in campo, cercavo di dare consigli ai miei compagni, qualche volta anche parlando con i miei allenatori, insomma, dicevo quello che pensavo fosse più giusto fare. Poi probabilmente il fatto di aver smesso presto e di aver avuto, perché ci vuole una scuola anche lì, la scuola penso calcistica più importante o una delle più importanti in assoluto in Italia di quei tempi, l'Atalanta, perché l'Atalanta è stata una fucina di talenti, di allenatori. Io ho imparato praticamente a fare l'allenatore lì, la domenica, l'ho detto spesso, la domenica mi mandavano a vedere le squadre che l'Atalanta doveva incontrare la domenica successiva. Io dovevo fare una relazione, in tribuna mettevo a confronto quello che avrei fatto io con quello che facevano gli allenatori in panchina, e devo dire che da una di queste sortite, da queste escursioni per relazionare l'allenatore dell'Atalanta, che allora era Corsini, probabilmente è nato poi il mio ritorno a Perugia, perché a Mantova trovai Lanfranco Ponziani. A Mantova si giocava un Mantova-Perugia e il Mantova doveva incontrare poi l'Atalanta la domenica dopo. Io, parlando con Ponziani, parlai delle mie idee di calcio e lui praticamente si entusiasmò talmente tanto che disse: tu devi essere il futuro allenatore del Perugia, e fece tanto per portarmi qua. La partita che più ricordi, più importante che tu ricordi da allenatore del Perugia? Ce ne sono tante, ma diciamo che la vittoria di Torino con la Juventus, tra l'altro io sono sempre stato un fissato, diciamo, con le palle inattive, con i calci di punizione organizzati, no? Tant'è vero che a Coverciano per diversi anni mi hanno chiamato a fare delle lezioni sulle palle inattive,
E quella vittoria a Torino con la Juventus venne fuori da due calci di punizione studiati. E i due gol li fecero Vannini prima e Peggiorin dopo, ma con due punizioni che avevamo provato. E io mi ricordo poi un'altra vittoria contro la Juventus qui al Curi, la facemmo con un calcio di punizione, un gol di Rossi su un calcio di punizione studiato. Quindi ci sono delle cose che poi vanno applicate. Adesso devo dire che l'allenatore deve curare molto, secondo me, visto che i giocatori sono diventati più importanti rispetto a... erano importanti anche prima, ma mentre prima li gestiva la società, adesso si gestiscono da loro o li gestiscono i loro procuratori. Per avere un giocatore tutto dalla propria parte, tu devi convincerlo che quello che gli dici di fare è fatto bene. Quindi devi parlare con lui, probabilmente devi seguirlo anche nella sua vita privata, devi essere un po' psichiatra, insomma, un po' psicologo, un po' padre, un po' nonno, non lo so. Fatto sta che il giocatore, insomma, adesso è sicuramente un pochino più difficile da trattare di quanto non lo fosse tanti anni fa. Per quanto riguarda il ruolo dell'allenatore, Ilario, sicuramente essere leader, saper condurre la squadra è una dote importante che va coltivata giorno per giorno. Tanto è che io ho sempre detto, non so, vorrei sapere il tuo parere in proposito, che certe volte l'allenatore si può quasi paragonare all'imprenditore, perché tutte e due devono condurre una squadra che deve funzionare bene, deve raggiungere dei risultati, tanto è che ormai è consuetudine, diciamo, che le aziende ricorrono al cosiddetto coach proprio per misurare quello che è il clima aziendale, quello che sono le varie attitudini di tutti i componenti della squadra. Quindi diciamo che per certi aspetti l'allenatore oggi è un manager del calcio a tutti i livelli. Diciamo che è un pochino più complicata la vita dell'allenatore. Ti spiego perché. Perché è vero, l'imprenditore, il manager deve fare in modo che il suo dipendente dia il meglio di sé, lo devi facilitare in modo che tutto, diciamo, funzioni in un'unica direzione. Il problema, la differenza invece sta sul fatto che con l'imprenditore lavorano tutti, con l'allenatore lavorano pochi, una parte. Quella metà che non lavora diventa tua nemica. Se tu non li riesci a convincere o non riesci a gestire lo spogliatoio, tu capisci, ci sono molti presidenti che mettono in difficoltà i loro allenatori tenendo in uno spogliatoio 30 e 32 giocatori. Ora mi spieghi, ne giocano 11, ne puoi portare altri 7 in panchina, quindi fino a 18, ne puoi mettere dentro 3 durante la partita, tutti gli altri, quelli che non vanno neanche in panchina, quelli che non giocano, diventano nemici dell'allenatore, perché vedono nell'allenatore che sceglie di non farli giocare il loro peggior nemico. Certo. E quindi questo è un problema grosso. Per l'allenatore, tra l'altro, l'allenatore che poi in genere spesso è solo, perché l'imprenditore è il proprietario. Certo. O fai così o ti licenzio. Questo invece, tante volte, io ho avuto un grande vantaggio che a Perugia, che avevo D'Antoma con me, che mi ha dato una grandissima mano condurre la squadra, perché eravamo aiutati dai risultati. Però non so, tante cose che facemmo noi, per esempio, adesso non si potrebbero più fare. Il fatto che io facessi il ritiro post partita, se un allenatore adesso proponesse il ritiro post partita, verrebbe cacciato subito dai giocatori. Invece allora il presidente diceva, l'allenatore è lui ritiene che sia così. Se ti ricordi, io per un anno e mezzo feci, Ilario? Perché non volevo sommare fatica a fatica. Spesso dopo la partita, quindi una fatica molto forte,
I giocatori andavano a cene con gli amici, a ballare e tutto quello che poi veniva dopo. Io preferivo tenerli, dopo le partite in trasferta, no, dopo le partite in casa, con me in albergo, quindi, e poi magari concedevo 24 ore di più di spostare il turno di riposo. Sì, sì, no, non è che loro non avessero certo. Il riposo, il riposo ce l'avevano comunque, certo. Anche perché sennò poi si ammalava il cervello. Io guarda, mi ricordo, ti racconto un aneddoto. Eravamo a casa di Ciai dopo una vittoria sul Verona, eravamo a metà del primo campionato di Serie A e le mogli dei giocatori mi sfidarono a scala 40 e il paglio, diciamo, per chi vinceva era l'andare a casa, non fare il ritiro per quella domenica per i giocatori e se invece vincevo io la squadra restava in ritiro. A scala 40, 151, non si potevano fare rientri, chi superava il 151 veniva eliminato e devo tra l'altro dire che i mariti delle mogli che giocavano contro di me facevano il tifo per me, scherzando naturalmente in quel momento. Io vinsi contro tutte, però a quel punto lì lasciai andare tutti a casa e da quel momento non feci più ritiro. Tra l'altro poi, insomma, chiaramente i giocatori avevano dimostrato di essere professionisti e di sapere com'era importante, diciamo, il comportamento loro finita una partita. Ilario, circa 20 anni fa ci trovavamo a cena una sera con Boskov, il quale disse: nei prossimi anni, nei prossimi 10, 15, 20 anni ci saranno in Italia quasi tutti giocatori di colore, brasiliani eccetera eccetera. E io gli dissi: perché? Perché i nostri bambini, siamo già nel benessere, gli compriamo la biciclettina, l'automobilina, l'accompagniamo con l'autista, l'accompagniamo a scuola con la macchina. Invece in Africa vanno a piedi dalla mattina alla sera. E quindi noi, aveva ragione, se noi guardiamo l'Inter, se noi guardiamo alcune squadre, dico l'Inter l'unica italiana è Balotelli e Materazzi, il resto sono tutti di stranieri. Sì, sì, ma allora diciamo cominciava il boom degli stranieri nelle squadre europee. Io ricordo con Boskov parlavamo tra l'altro a Madrid, eravamo in un albergo di Madrid e lui allenava. E la moglie ci preparò la paella. La paella. Sì, e allora cominciavano ad arrivare gli stranieri. E si sapeva che i giocatori africani avevano grosse qualità fisiche, bisognava allenarli, organizzare delle scuole di calcio che li potessero, diciamo, mettere sotto e far giocare contro avversari che potessero poi farli vaccinare, nel senso che ogni partita poteva essere un miglioramento per loro. E poi infatti pian piano sono arrivati tantissimi talenti, tantissimi campioni, probabilmente anche troppi a questo punto. Senti Dario, poi passiamo in altro argomento, rimaniamo nel grande calcio. A te ti mandano a fare le migliori partite della Serie A italiana e le migliori partite della Champions League, tant'è vero che tu l'altro ieri hai fatto Milan-Manchester, sì. Che il Manchester ha vinto 3-2, a me è un po' dispiaciuto, ma comunque. Qual è, tu da commentatore, la più bella partita che hai visto in questi ultimi anni? Da commentatore, ne hai viste tante, perché sei stato... Sì, ne ho fatte tante. Sei stato a Manchester, sei stato ne ho fatte tante, diciamo che una partita che mi ha... soddisfatto anche particolarmente perché è stata anche emozionante, è stata la vittoria del Milan contro il Liverpool nella finale della Champions League di Atene, dopo aver tra l'altro assistito e partecipato anche a quella precedente, quella del famoso 3-0, 3-3 sempre contro il Liverpool, la sconfitta ai rigori. Ecco, quella partita dava dei segnali, diciamo, emozionanti particolari, e quindi, diciamo, è una delle forse partite che ho
che ho sentito di più facendo questo lavoro, però adesso diciamo che facendo questo lavoro di telecronista io cerco di lasciare da parte le emozioni, cerco di essere più lucido e imparziale possibile facendo il tifo per le squadre che giocano meglio, ecco questo adesso. Ascolta Ilario, la corazzata Inter che ormai secondo te per quanto tempo ancora ipotecherà, diciamo così, il campionato quest'anno già l'hai, però anche negli anni futuri probabilmente ci sarà una riaffermazione prima che il ciclo, come di tutte le cose, tenderà a scendere. Sì, c'ha molti giocatori, l'Inter comunque sulla trentina, o che hanno superato la trentina, vabbè, se fossero tutti come Xavi e Zanetti, allora praticamente non perderebbero più. Però io credo che dopo i 30 anni diventa più difficile poter gestire le vittorie se la società non pensa a ringiovanire in tempo. Lì l'Inter c'ha un grandissimo presidente che ha grandissime potenzialità economiche e che non bada a spese pur di acquistare, abbiamo visto anche nel mercato di gennaio, la squadra aveva Eto'o che era andato a fare la Coppa d'Africa, sarebbe mancato per un mese, loro hanno praticamente preso Pandev che è stato determinante in due o tre partite, nelle partite che è mancato Eto'o. E quindi io penso che l'Inter ancora per qualche anno terrà duro, poi chiaramente la voglia di vincere della Juventus che ha vinto sempre, ha vinto tanto, la mentalità vincente dell'ambiente che praticamente non si accontenterà fino a che non tornerà protagonista. Il Milan, che è la squadra che ha vinto, che ha più trofei in assoluto al mondo, vorrà tornare a vincere, quindi la Roma sta facendo bene, ma è forse delle quattro la squadra con meno possibilità economiche. In ogni caso, penso che sì, gestiranno anche col passare del tempo le vittorie, non sarà più un monopolio come va in questo momento, perché in questo momento abbiamo visto una società che ha fatto i passi giusti, che ha trovato i giocatori giusti nel momento in cui le avversarie si sono indebolite. E Mourinho? Beh, questo è uno che gestisce, molto bravo a gestire le situazioni, cerca di tenere lontano diciamo le critiche ai giocatori e alla squadra accentrando su di lui, magari attaccando persone anche o arbitri, però è un fatto che lui dai suoi giocatori riesca ad avere il meglio, insomma. Adesso io tra l'altro lo conosco molto bene perché fin dai tempi in cui lui vinceva col Porto, perché col Porto lui ha vinto prima una Coppa UEFA e l'anno dopo la Champions League con una squadra diciamo non tecnicamente straordinaria, ma grazie proprio a un gioco e grazie a una condizione fisica strepitosa, io vedevo le sue partite ed era uno che se dopo legge benissimo la partita, dopo 30 minuti se la squadra non andava come voleva lui, se le cose non andavano per il verso giusto, cominciava a cambiare le pedine in campo, cominciava a cambiare giocatori mettendo dentro giocatori della panchina prima che arrivassero alla fine, che arrivasse alla fine del primo tempo, mentre invece magari adesso molti allenatori aspettano il primo tempo e dopo per far sì che magari il giocatore non senta la colpa o non venga assegnata a un giocatore singolo il fatto che le cose non vadano bene, insomma molti aspettano la fine del primo tempo, invece no, lui quello che bada è il risultato, cerca di far di tutto sempre ed è giusto così. Sì, lui è un pochino presuntuoso qualche volta, dice qualche parola in più, eccetera. Però i risultati lui li fa e l'ha fatti, perché lui viene da una serie di risultati anche con le altre squadre. Ma detto questo, passiamo alla Serie C, alla Serie C1, che secondo me è relegata in un posto in cui non ne parla nessuno,
la televisione ne è lontana. I presidenti non hanno nessun aiuto, perché è escluso qualche sponsor locale ed è escluso quelli che fanno il biglietto, non c'è altro. Mentre invece una volta era diverso, perché magari tiravano su dei giocatori che magari qualcuno, un grande club ci metteva sopra gli occhi, lo vendevano e magari ci facevano i soldi per andare avanti nel campionato. Tutto questo oggi non c'è più, è così. Sì, sì, adesso è cambiato praticamente tanto, il calcio è cambiato completamente. La cosa più lampante è che adesso la famosa formazione, gli 11 giocatori che tutti ricordano delle squadre, diciamo, ideali degli anni 60, 70, 80, adesso purtroppo non esistono più, perché una formazione cambia e nell'arco della partita e nell'arco di 6 mesi, non parliamo poi nell'arco degli anni, quindi è cambiato completamente il calcio. Tanti anni fa, quando in Italia gli stranieri non potevano giocare se non erano oriundi, le squadre di Serie A cercavano i giocatori giovani validi nell'allora Serie C. Noi a Perugia qui prendemmo, mi ricordo, Nappi, quando l'anno che vincemmo la Serie B, Nappi veniva dal Sorrento. Poi abbiamo preso Novellino, abbiamo preso Bagni, abbiamo preso Cacciatori, abbiamo preso Malizia dalla Serie C. Giocatori che hanno fatto la fortuna e del Perugia e poi sono stati ceduti, e chiaramente, per confermare il discorso che tu hai fatto poc'anzi, hanno dato al Perugia la possibilità di incassare un po' di soldi che sono serviti poi alla società per non andare sotto quel bilancio. E adesso invece, purtroppo, le squadre di Serie A vanno a cercare giocatori giovani affermati all'estero. E quindi trovi giocatori sudamericani, giocatori africani che arrivano pagati 1 milione di euro, 2 milioni di euro, li valorizzano, li fanno giocare come fa l'Udinese, che è straordinaria in questo, diciamo, tipo di comportamento, oppure come sta facendo adesso, stanno facendo il Palermo, come sta facendo lo stesso Catania, come sta facendo il Genoa. Cercano di questi giocatori, li portano a una valutazione di 10, 12, 8, 10 milioni di euro, dopodiché li cedono alle grandi società che comprano solo giocatori già affermati, perché vogliono vincere in Europa. E questo è un grosso problema, grosso per la squadra di Serie C. Sì, io credo che questo andazzo non può andare, perché scusa, un presidente, io credo che sia un eroe il nostro presidente del Perugia, perché uno che prende una squadra di Serie C deve tirar fuori 3 o 4 milioni di euro. Pubblicità, se ha un'azienda, non c'è, perché la televisione si fa vedere una volta ogni 3 o 4 mesi. Sui giornali siamo nelle ultime pagine una volta alla settimana, o perlomeno il lunedì con il risultatino del fondo, eccetera, eccetera. Ma, scusa, sa. Una volta, se loro limitassero l'ingresso degli stranieri e si facesse un girone unico, è un'idea tua, io sto ripetendo, spesso ne parliamo di questo, no? Quello che dici tu, se a un certo momento si facesse un'unica C1 con giovani, con perlomeno con più della metà dei giovani sotto i 21 anni, per tirar su dei campioni, per poi proporli alle squadre di Serie A, e la federazione dasse dei soldi ai presidenti della C1 perché allevassero dei giocatori italiani all'interno del calcio italiano, questo sarebbe che si dovrebbe fare, non lasciare la C1, perché dice ma non la pia nessuno al Perugia, ma una volta tu c'avevi un presidente, un allenatore sveglio che andava a scoprire i piccoli talenti per poi rivendere, adesso avviene tutto estero su estero. E come si fa? È così? Sì, io parlavo di un unico girone perché così veniva selezionato anche il gruppo di giocatori che partecipavano a quel campionato, però magari subito a ridosso, anziché 3, magari 4 gironi
per poter valorizzare anche loro e per poter tenere poi molte città in condizioni di vedere un calcio apprezzabile. Sì, allora io credo che, visto che non entrano più i soldi come prima, come dicevi tu, dai incassi, dalla pubblicità, pochi ne vengono dal fatto che si vendono giocatori alle squadre di Serie A, la Lega, la federazione deve premiare, secondo me, con gettoni di presenza le società che fanno giocare giocatori giovani, magari li fanno giocare per la metà del campionato più uno, perché poi devono giocare con una certa continuità. E così le società sarebbero portate, invogliate a schierare i giovani, forse anche con una legge, far giocare, che ne so, la metà dei giocatori sotto sotto i 21 anni, per dire, per poter poi fare in modo che le società possano incassare quei soldi che quantomeno possano consentire di pareggiare il bilancio. Perché a noi, se andiamo a vedere adesso, a parte tre o quattro società in Italia, non sto ad elencarle, però le altre sono tutte in ritardo con i pagamenti di almeno 4 mesi. Certo. Diventa, cioè, quando si dice i giocatori del Perugia non prendono lo stipendio da 4 mesi, le altre società sono tutte uguali, sono tutte nella stessa identica condizione, proprio perché mancano i soldi. Probabilmente, non lo so, se dovranno abbassare i costi, se, come tanti dicono, il bilancio dovrebbe essere il 3/4 del fatturato, se tutti facessero così diventerebbe tutto normale, no? Perché se poi invece molti fanno così, ma altri invece vanno fuori del fatturato e comprano i giocatori migliori, poi vincono i campionati loro. Insomma. Certo. Ma Ilario, questa iperglobalizzazione quali effetti produrrà secondo te anche sulla nazionale stessa? E per finire, a giugno, un pronostico di Castagnere sull'Italia in Sudafrica. Sì, io penso che quando, come diceva poc'anzi Pasquale, in una squadra come l'Inter ci sono due italiani. Vabbè, quello c'entra poco. Lippi si trova in grande difficoltà, è costretto a far giocare giocatori che trova su squadre meno forti, perché sono quei giocatori che al momento sono più in forma. Dobbiamo mettere in considerazione il fatto che molti dei giocatori che in questo momento sono in nazionale, per esempio quelli della Juventus, ormai cominciano ad avere una certa età, tanto è vero che fanno fatica anche in campionato. E quindi Lippi deve fare il conto anche con la carta d'identità. E non è un compito sicuramente facile. Abbiamo dei problemi con i portieri, perché quando non ci sarà più Buffon, io non lo so, c'è Marchetti. Guarda una cosa stranissima. La Roma c'ha 4 portieri, c'era tutti 4 stranieri. Adesso è diventato un hobby il cercare il portiere brasiliano. Prima si prendevano gli attaccanti. Noi siamo senza difensori, abbiamo per fortuna diversi attaccanti, sono cose strane anche queste. E non nego che il compito di Lippi sarà molto difficile. Spero che lui lasci da parte magari problemi diciamo personali, per puntare proprio esclusivamente verso la meritocrazia e possa far giocare quei giocatori che in quel momento sono quelli che danno più garanzie, anche perché ora ci sono la nazionale brasiliana, l'abbiamo visto quando li abbiamo incontrati, la nazionale argentina, c'è Maradona che fa molta fatica a portarli avanti, non so cosa succederà. La nazionale inglese, che sono sicuramente più forti della nazionale italiana campione del mondo, io spero che poi magari quando si tratterà di giocare quel torneo i nostri giocatori siano al massimo
e possano dare tutto quello che hanno. Io faccio un appello. Bisogna ridare un po' di ossigeno alle squadre di Serie C. Bisogna che la Lega metta un freno per quanto riguarda l'acquisto a tutte le squadre di Serie A di giocatori stranieri e cominciamo a ricreare dei campioni in casa attraverso la C1 e attraverso un grosso, ma grosso aiuto da parte della Lega per i coraggiosi presidenti che si prendono in carico di gestire una squadra di C1. Perché questo è il problema, perché uno che prende una squadra di C1, che tira fuori 3 o 4 milioni di euro e non le rivede più, e non ha la possibilità, niente, né di tirar su un giovane, perché quelli li vanno a comprare all'estero, come si deve difendere? Io credo che questa, la situazione della C1, va rivista da parte della Lega, da parte della Federazione. E con questo, amici telespettatori, io ringrazio sentitamente l'amico Castagnetti. Grazie a voi. Che ci ha un po' spiegato il calcio. Mauro, anche tu da un saluto. Che... Beh, io diciamo che Ilario, speriamo che le tue aspettative siano quelle di tutti gli italiani, che i nostri calciatori in quel periodo siano dei Superman, e quindi ecco, però no, sicuramente no, le difficoltà ci saranno. A me interessa anche il Perugia, a me interessa, io sono tifoso del Perugia da tanti anni e qui non va bene la situazione, perché si devono... Bisogna ricorrere alle istituzioni che a volte ti possono dare una mano attraverso costruire qualcosa nello stadio, eccetera. Però spesso è la Lega che deve certamente intervenire sulla C1 e dare una mano, perché come diceva lui, escluse 3 o 4 squadre, tutte quelle altre fanno fatica a portare avanti il problema economico di una squadra di C1. Arrivederci amici telespettatori, alla prossima.